Onorevole Berlinghieri, oggi le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Gentiloni prima del Consiglio straordinario di sabato che appunto darà l'avvio ai negoziati con la Gran Bretagna per la Brexit. Nel suo intervento lei ha detto che deve rappresentare per l'Europa un'opportunità di rilancio. Ecco, in che modo? Assolutamente, siccome la Brexit, è inutile nasconderlo, costituisce un evento per l'Europa drammatico, nessuno di noi qualche anno fa si sarebbe aspettato di dover attivare l'articolo 50, tanto che appunto è un percorso e uno scenario pieno di incognite, però costituisce un'occasione grande perché l'Europa possa davvero rilanciare quello che è il suo progetto ideale, il progetto di valori, secondo anche quello che è il lavoro che abbiamo fatto come gruppo parlamentare del Partito Democratico insieme al governo. Bisogna appunto che l'Unione Europea provi a rilanciare il suo progetto attraverso una maggiore integrazione politica, attraverso anche l'attivazione di quello che abbiamo chiamato Europa a due velocità, cioè favorire quel processo di adesione degli stati a seconda di quanto ogni stato si sente di condividere con gli altri, e quindi un gruppo che possa fare da traino e che davvero sia disponibile a condividere sia un'integrazione politica che economica forte, e un altro gruppo che condivide soltanto alcuni aspetti che di volta in volta si possono anche un po' vedere. Un'opportunità immediata, con i tempi naturalmente della burocrazia, potrebbe essere questo arrivo a Milano dell'Agenzia Europea del Farmaco, ne ha parlato lo stesso Gentiloni oggi, no? Assolutamente sì, infatti il tema Brexit vede un lavoro a livello europeo su due aspetti. Uno, quello che dicevamo prima del rilancio dell'Unione Europea attraverso anche una legittimazione forte delle istituzioni democratiche, e l'altro, un negoziato con il Regno Unito che sia un negoziato rigoroso e fermo su tanti aspetti. Sicuramente noi come paese abbiamo tutta una serie di luoghi, penso Milano in prima battuta, che possono accogliere alcune di queste agenzie che avevano sede a Londra, tra cui per esempio l'Agenzia del Farmaco. Senta, un altro tema forte sabato sarà quello della tutela degli italiani che vivono e lavorano nel Regno Unito. Questa è una delle priorità del nostro governo, da questo punto di vista è una delle nostre priorità a livello parlamentare. Per esempio abbiamo avviato un'indagine conoscitiva congiunta tra la Commissione che si occupa di politiche europee e la Commissione esteri, proprio per approfondire tutti gli aspetti legati alla situazione che si è venuta a creare e a quelle che possono essere le soluzioni su cui noi possiamo puntare.